Ciao ragazzi, sì, posto insolito per fare un video, lo so. Eppure avevo preparato un bel video per voi. Sono andato a lavoro, avevo una bella barbetta di 5 giorni, ma oggi ho trovato problemi ovunque. Non come rasatura, perché ho fatto una rasatura impeccabile con Icon Tech Super Max Diamond. Ho utilizzato Martin de Candré Vetiver, un pennello sintetico. Ho fatto la presentazione dei prodotti. Cosa ho fatto? Come il mio solito, ho voluto cambiare, fare una presentazione come si deve. Il problema è che mentre montavo la videocamera ho schiacciato REC. Cosa è successo? Una volta finito di montare la videocamera, ho rischiacciato il tasto della registrazione. Quindi cosa è successo? Mentre registravo il primo step, la registrazione si è stoppata, quindi non stavo registrando e ho fatto il primo video. Poi il secondo video successivo mi sposto nel bagno per registrare e anche lì, mentre montavo l'attrezzatura, ho schiacciato di nuovo REC. Quindi cosa stava facendo? Mentre io montavo, stava registrando. Coyote, Ho finito di montare il connessione alla rete tutto, assente. monto la videocamera nello specchio, schiaccio REC e in quel momento ho stoppato di nuovo il video. Quindi mi sono fatto tutta la rasatura. Mi sono fatto tutta la rasatura parlando da solo come un cretino. E questo è il tutto. Mentre facevo finta di registrare, nello stesso momento la luce a LED si è scaricata. Quindi ragazzi, oggi giornata proprio no. Niente, mi sono trovato molto bene con Martin De Candré, ha montato molto bene, ho utilizzato il giusto quantitativo di prodotto. Ha fatto una bella montata. Icon si è rilevato un ottimo rasoio, non ho avuto problemi, non ho avuto tagli, non ho avuto nessun tipo di problema. Come potete vedere, ho ottenuto un BBS di quelli favolosi. Come dopo barba avevo utilizzato il Malizia Uomo Vetiver. E niente, già che siamo qua, io per il momento sto andando a lavorare, come potete vedere. La cintura, eccola qua, ce l'ho. Vetiver, siccome era un discorso che avevo affrontato, che cos'è? Una pianta che proviene dall'India. Niente ragazzi, è andata così. Mi dispiace che il video è partito perché avevo una barba di 4 giorni. Mi dispiace per quello. E sai che sul mio canale non è facile avere una barba lunga, ma siccome questa settimana l'ho passata in casa, ho detto ah sì, la faccio crescere così magari lunedì per andare a lavorare mi faccio una bella rasatura con una barba di 5 giorni. Proviamo questo Icon e vediamo cosa succede. Sarebbe l'Icon che dovevo fare il video di presentazione, ma alla fine non l'ho potuto fare, mettiamolo così. Ma sì, buttiamolo direttamente a rasatura e ci facciamo un video di rasatura. Sto ancora aspettando un prodotto in particolare che mi deve arrivare, che si tratta sempre di un rasoio, che faremo la video recensione, perché è uscito da poco, volevo presentarlo anche a voi. Ho utilizzato anche il Razorock Baby Smooth, mi sono trovato veramente veramente bene anche con lui. Per rasature di tutti i giorni va benissimo. Nel frattempo, mentre vado a lavoro, se mi volete fare compagnia, di cosa parliamo, di cosa dialoghiamo? La strada è sempre dritta, quindi non è un problema. Tanto 3-4 minuti sono a lavoro circa. Sto aspettando anche un saponcino, quindi preparatevi a un video. Sto aspettando un saponcino inviato. Mi doveva inviare un campione di Ariane Evans, vecchia formulazione. Ma non è vecchia formulazione perché è cambiato qualcosa, no, cambia l'inci. Ma l'inci cambia. La descrizione dei prodotti è uguale, il problema sono classificati in maniera diversa. Quindi andremo a provare questa Ariane Evans che mi è stato inviato. Non so quando mi arriverà. Alla fine ha fatto che mandarmi il campioncino. Quindi ringrazio Gerard come sempre perché comunque è sempre disponibile. Mi doveva mandare il campioncino, poi mi fa: Simone, guarda, ho deciso di mandarti il sapone, provalo, quando poi hai tempo me lo mandi indietro e la buttiamo lì. Quindi lo proveremo. Non so di quale Ariane Evans si tratti, perché non gliel'ho chiesto, non me ne sono dimenticato. Quando arriva lo vediamo e li metteremo poi a confronto. Non so come metterli a confronto, perché comunque se farmi una rasatura prima con il mio, quello nuovo che è nuovo, con la, diciamo, nuova formula, la chiamo nuova formula per farci capire un attimo, perché ci sono stati un po' di dibattiti su sto discorso di Ariane Evans. A
appunto su una questione di ICI, dove cambia la classificazione dei prodotti, e mi fa: prova questa qui, la vecchia formulazione, sicuramente per, secondo lui, ha più esperienza di me nel settore, mi fa, è un altro tipo di mondo quello, quindi lo andremo a provare e lo metterò alla prova con l'Icon a sto punto. Vediamo se oggi arriverà qualcosa. Oggi è lunedì, non credo, magari domani arriverà qualcosa. Niente ragazzi, io sono quasi arrivato. Era solo per farvi presente che ci doveva essere un video di rasatura, ma purtroppo stamattina dormivo, e quando dormo, infatti i video di mattina non li posso fare. Infatti io li faccio sempre nel tardo pomeriggio, perché bene o male sì, sei stanco magari della giornata lavorativa, tutto quanto, però sono più sveglio. Io il mattina dormo, la mattina dormo, ci metto 2 ore prima di riprendermi. Calcolate che mi sono alzato che erano le 9, ho fatto il video alle 11, adesso è mezzogiorno e un quarto, e mezzogiorno e mezzo attacca a lavorare, ed ero ancora bello addormentato. Poi non è che sto benissimo, una settimana sono stato a casa, stavo bene, oggi che dovevo rientrare, è da ieri sera che un po' di sonno, non lo so cosa è successo. Comunque spero il prossimo video che vada tutto bene, vada tutto in porto. Va bene ragazzi, ciao a tutti.